Ciao ragazzi, allora, ci vedete? Mi vedete? Vedete tutti e due? Mi vedete solo me? Vedete solo Fra? Come Ciao a tutti. state? Ciao ragazzi, ok. Dateci un feedback se riuscite a vederci, eccetera. Intanto provo a vedere se siamo su Facebook. Dovrebbe, perché parte in automatico. Ma io sono poco tecnologico e quindi. Esatto, Siamo in due, William. è un casino. Ok. Bisogna delegare alcune cose. Sì, siamo live. Ok, vedo anche che siamo su Facebook, eccetera. Quindi direi a posto. Ok, ragazzi, allora mi sentite? Immagino sì, ok. Io sono William, ok, per chi non mi conosce. Ah no, sono a casa mia. E oggi, ragazzi, ho voluto avere un ospite eccezionale che fa sublocazioni. Se non sapete che cos'è, poi adesso ve lo spiegherà direttamente lui. E quindi volevo avere il confronto con una persona che si muove, in qualche modo, diciamo, in modo non dico opposto, ok, però che ha preso una strada. Diciamo un filino diversa da quello che è la mia. Come voi sapete, io sconsiglio di fare le cose in piccolo se volete fare magari un appartamentino due, eccetera. Credo che anche lì Francesco sarà d'accordo, ok? Però lui chiaramente si è spostato pensando a fare una cosa di un certo tipo. Quindi non la smetto di parlare perché sennò non finisco più. E quindi vi presento Francesco Zeni, per chi non lo conosce, è un mago delle sublocazioni, quindi mi raccomando, ascoltate bene quello che ha da dire e soprattutto dopo seguitelo, perché è sicuramente una delle persone di successo che fa quello che divulga, che fa quello che effettivamente poi insegna anche, che adesso magari ce lo racconterà. E quindi è proprio quel tipo di persona che piace a me, cioè quel tipo di persona che effettivamente fa e quindi non parla e basta. Ok? Quindi vi presento Francesco Zeni. Ciao Fra, come stai? Ciao Ciao a tutti, ciao William, grazie per avermi invitato. a te per aver accettato. Ok, l'ho voluto io, intanto qui con noi perché appunto volevo farle un po' di domande e come ho detto prima, volevo avere anche un punto di vista diverso da quello che è il mio. Ok, quindi Fra, ci racconti come hai iniziato, quando hai iniziato, qual è la tua storia? Che sicuramente saranno curiosi i ragazzi. Dunque, innanzitutto ci tengo a dire che la nostra fortuna, e perché di fortuna si tratta, è stata proprio quella di riuscire a non farsi infatuare da tutte le nicchie che il mercato immobiliare ci offre. Abbiamo avuto il coraggio di decidere con fermezza su quale nicchia specializzarci. E non ascoltare le sirene che arrivavano dall'esterno, perché sappiamo tutti che l'immobiliare è come una bellissima ragazza, è qualcosa che ti attrae e vorresti seguirlo sotto ogni punto di vista. Abbiamo avuto, diciamo, la lungimiranza per squalificare tutte le varie nicchie immobiliari e concentrarci solo sulle sublocazioni. Questa alla lunga è stata un po' la nostra fortuna, perché siamo riusciti a diventare gli specialisti in questa specifica nicchia. Una nicchia che ogni giorno che passa mi rendo conto è una nicchia che non smette mai di stupirmi, perché davvero sembra facile, sembra banale. Prendo un immobile, lo sistemo e lo subaffitto, ti viene da dire, è una cosa semplicissima. In realtà concettualmente è semplice, ma dietro a questa semplicità concettuale si cela un mondo, William, e tu lo sai perché le fai anche tu. Quindi Certo. questa è stata proprio un colpo di fortuna. Se vuoi sapere la mia storia, adesso mi fai quasi emozionare, perché se ci penso, io ho fatto per 20 anni il parrucchiere, no? Un lavoro che mi ha dato tantissimo, perché ho avuto la fortuna di conoscere un sacco di persone, tante donne, tanti uomini. Ho avuto la fortuna di fare per 20 anni un lavoro che mi ha permesso di toccare la testa delle persone, quindi entrare in estrema empatia, no? Quindi, il mio vecchio lavoro mi ha insegnato a relazionarmi con le persone, a creare empatia, a creare rapporto, e questa cosa me la sono trovata in questo mondo, nel mondo immobiliare. Quindi ringrazio anche il mio passato. Ho avuto, diciamo, vengo quindi da
da un settore che non c'entra nulla con gli immobili, e mi sono catapultato nel 2011 a 31 anni e, con una grande passione degli immobili che ho sempre avuto, però mai espressa, e ho avuto il coraggio di gradualmente di allontanarmi dal mio vecchio lavoro per approfondire appunto e specializzarmi in questa nicchia. La prima operazione, mi ricordo come fosse ieri, è avvenuta nel 2013, 5 agosto del 2013, il giorno del mio compleanno, quando dopo una quindicina di offerte rifiutate sono riuscito finalmente a farmi accettare un'operazione in via Grazioli a Trento, un appartamento di circa 120 metri quadri. E, che l'agente immobiliare evidentemente gli faceva una gran pena, perché mi avrà detto: in qualche modo te lo faccio avere questo appartamento. Mi ricordo che venivano 4 stanze e il proprietario voleva 1.200 euro, però considerando che una stanza a Trento la vendi, l'affitti a 400 euro non c'erano i margini, e allora ho guardato la mia agente, questa agente immobiliare Olena, e gli ho detto: ascolta Olena, io non posso offrire 1.200 euro perché l'operazione non sta in piedi. E mi ha detto: guarda Francesco, non preoccuparti, e fai l'offerta che ritieni opportuna e vediamo di farcela accettare. Ecco, ho offerto 800 euro per questo appartamento. E poi ero preoccupatissimo, perché ho detto: adesso cavolo, ho fatto il contratto e se non riesco ad affittare queste stanze, come faccio? Allora sono andato a casa, ho inserito qualche annuncio e nel giro di pochissime ore ho subaffittato tutte e 4 le stanze ad un prezzo che non immaginavo nemmeno io. E allora ho detto: cavolo, questa cosa funziona, perché non rifarla? E allora nel giro di pochi mesi abbiamo fatto tante operazioni. Concludevamo in media un'operazione al mese, senza contratti, senza procedure, senza, in maniera del tutto improvvisata, semplicemente. Cosa vuol dire? Black Friday. No, in realtà abbiamo sempre i contratti, li abbiamo sempre fatti, però ogni tanto me li vado a vedere, erano dei contratti di una paginetta che secondo me era meglio non farli, cioè diciamo che lì di legale c'era veramente poco. Non è proprio così, però sappiamo bene che per fare questa attività in maniera seria e professionale la parte contrattuale e la modulistica risulta essere di fondamentale importanza. Però allora non avevamo nulla di tutto ciò e quindi lavoravamo quasi a vista e con dei moduli scaricati online, quindi qualcosa di assolutamente artigianale e posso anche dirlo a posteriori anche un po' pericoloso. E quindi siamo riusciti a fare questa prima operazione e dopo siamo andati avanti ad una velocità più o meno un'operazione al mese. Fino a quando? E grazie al lavoro che stava facendo il nostro blog abbiamo iniziato a ricevere richieste un po' da tutta Italia, da persone, da normali investitori che ci chiedevano: Francesco, vorrei fare quello che fate voi nella mia città, vorrei collaborare con te. Allora io e Nicola, il mio socio, ci siamo guardati e ci siamo detti: ma com'è possibile che un'attività così semplice, che di fatto esiste da sempre, perché tu William lo sai, la sublocazione è regolamentata dall'articolo 1594 del codice civile, sublocare è un qualcosa che si può fare da sempre, l'importante è sottoscriverlo e in maniera assolutamente trasparente condividerlo con il proprietario, però sembrava una cosa nuova, sembrava una grande novità. E allora lì io e Nicola ci siamo resi conto di essere seduti su una miniera d'oro, o meglio, di avere azzeccato una nicchia di grande interesse. E quindi, in maniera, anche qua, con grande entusiasmo, ma con poca competenza, ci siamo avventurati nel lancio del nostro franchising, un franchising che è stato lanciato a novembre del 2015 e che ad oggi ci vede presenti in 26 città italiane. Diciamo che se penso a come siamo partiti e penso a quello che la strada che abbiamo fatto, e posso dire che sono anche felice del percorso che abbiamo fatto. E quindi ecco, questa è in poche parole la mia storia, William, e spero che, cioè, siamo solo all'inizio, ecco, non dobbiamo assolutamente insegnare nulla a nessuno, semplicemente non abbiamo fatto altro che rendere un'attività che ancora ad oggi per il 98% è un'attività svolta in maniera occasionale e rudimentale, e l'abbiamo resa un'attività seria, professionale e soprattutto scalabile. Grande.
Mi è piaciuto. Ascolta, Fra, io vorrei sentire con le tue parole la definizione di sublocazione, cioè come avviene una sublocazione, che ritorni ti puoi aspettare, che cosa cerchi tu di ottenere da una cosa di questo tipo, anche perché sai benissimo che ci sono ancora delle persone in giro che pensano che sia un'attività illegale, no? Che dicono ci sono ancora queste cose, queste false credenze, no, ma non puoi farlo, eccetera. Ok, ce lo racconti? Certo, certo. Dunque, allora, come dicevamo prima, la sublocazione è l'attività più semplice di questo mondo. Io non faccio altro che prendere un appartamento in locazione, trovando quindi un accordo con la proprietà che sul contratto di locazione inserisce appunto la clausola della sublocazione, cioè mi permette di subloccare parzialmente o completamente l'immobile ai sensi dell'articolo 1594 del codice civile. E quindi io ho il consenso della proprietà, che in maniera assolutamente trasparente sa quello che vado a fare, e senza nessun tipo di paura io devo dire alla proprietà che è la mia attività, quindi è un'attività che mi genererà reddito. Dopodiché il sublocatore professionista cosa fa? Prende questo appartamento e cerca di ottimizzare gli spazi interni. Cosa significa? Significa riuscire a ricavare da un appartamento di 3 stanze un appartamento di 5 o 6 stanze addirittura. Quindi noi riusciamo a moltiplicare il numero delle stanze, riusciamo a moltiplicare gli spazi interni. Questa cosa permette di squalificare la concorrenza, quindi laddove un'operazione sembra poco profittevole, noi la facciamo diventare un'operazione ultra profittevole. Tu prova a pensare, William, e lo sai molto bene, cosa significa avere un appartamento con 2 stanze in più. Molto spesso significa avere 700-800 di cash flow, euro di cash flow in più alla fine del mese. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto prima, cioè quanto dovrebbe guadagnare un sublocatore? Anche qui non esiste un parametro fisso, perché molto dipende dalla città in cui lavoriamo. Tu sai bene che Milano ha dei parametri che sono completamente diversi rispetto a Viterbo. Certo. Molto spesso le città del sud offrono un cash flow medio sensibilmente inferiore alle città del nord, anche se non è detto, dipende molto dal mercato, dalla città in cui lavoriamo. Il cash flow medio in una città italiana è 700 euro. Okay, questo è il cash flow medio per un'operazione, però vi sono molte città del nord che si avvicinano a 1000 a 1000 euro di cash flow. A Milano, come anche in altre città, come ad esempio Padova, Verona, Trento, Roma, Firenze, possiamo avvicinarci anche ai 1700-1800 euro di cash flow medio ad operazione. Tutto dipende naturalmente dal numero delle stanze che andiamo a creare. Certo. Allora, una cosa che mi è piaciuta sempre di te è sicuramente il focus. Cioè, tu che cosa hai fatto? Hai detto, io voglio diventare il numero uno delle sublocazioni, voglio diventare un esperto per quanto riguarda le sublocazioni, e non ti è bastata questa cosa, ma hai anche detto, io non voglio farlo con un target diverso da quello che sono gli studenti. Ci racconti che cosa ti ha portato a fare questa scelta? Perché io chiaramente, allora, io di sublocazioni ne ho fatte molte, sicuramente molte meno di te per quanto riguarda gli studenti, perché come te sai io l'ho fatto anche con i turisti, lo faccio anche con i trasfertisti, eccetera, e quindi diciamo non sono stato sicuramente da quel punto di vista focalizzato, anche perché io non so se te l'ho mai raccontato, ma quando sono impattato con le sublocazioni inizialmente io non ci credevo più di tanto, nel senso che non gli ho dato un grande peso. Poi quando ho capito quali erano le potenzialità, in realtà ho capito che era una cosa che, se fatta in modo come si deve, cioè come lo fai te in pratica, va bene. Cioè non va bene se tu ci giochi, nel senso che se devi fare un appartamentino, 2 appartamentini, no, sai benissimo che chiaramente non vale la pena. Ecco, che cosa ti ha portato a decidere, fermo restando che io sono d'accordo con quello che hai fatto, ad avere il focus pieno, numero uno, sull'attività della sublocazione, numero due, sull'andare soltanto sul target degli studenti? Sì, beh, hai azzeccato il problema, no? Hai proprio detto quello, la cosa più importante, e mi preme proprio sottolinearle. Moltissime persone purtroppo affrontano questa nicchia con un po' di superficialità, mi viene da dire, o meglio,
Forse il fatto anche che la soglia d'ingresso è molto bassa fa sì che queste persone possano affermare: ok, dai, mi avvicino e faccio un paio di operazioni. Ecco, come dici te, William, non è una cosa che sta in piedi, perché questa non è un'attività che ti permette di fare due o tre operazioni come persona fisica. È molto rischioso, lo sappiamo bene, e l'Agenzia delle Entrate non lascia spazio a interpretazioni. Questa è una vera e propria attività imprenditoriale che va affrontata come tale. Quindi una persona che si avvicina a questa nicchia deve assolutamente aprire la sua partita IVA e porsi un obiettivo a medio termine. Deve chiedersi: da qua al 2023, 5 anni, quante operazioni voglio fare? 30 operazioni, 50 operazioni. Sappiamo che ogni operazione ha 5 stanze in media e dobbiamo pianificare i nostri obiettivi. Questo è fondamentale. Dobbiamo avere un conto economico, dobbiamo avere un piano finanziario, dobbiamo sapere esattamente dove vogliamo arrivare. Questo è fondamentale. E purtroppo molte persone invece che si avvicinano a questa nicchia la prendono un po' inizialmente con superficialità. Come dici tu, se devo fare questa attività per fare due o tre appartamenti, io mi sento di dire che veramente non ne vale la pena. Questa è un'attività che va proprio pianificata seriamente a medio termine. Assolutamente. Quante stanze sei riuscito a fare in questi anni? Allora, su scala nazionale adesso abbiamo 600 stanze all'incirca. Su Trento, la nostra città pilota, okay, quindi la città che ci serve per poter continuare a testare nuove tecniche, nuove tecnologie da poter poi offrire dopo averle testate naturalmente alla nostra rete di affiliati, e a Trento abbiamo 84 stanze ad oggi. Quindi ragazzi, intanto cazzo, cioè, fateli un applauso, e purtroppo qua non c'è la possibilità di fare applauso, però se no, figa, cioè, si merita un applauso sicuramente. Quindi tu sei partito da una città, sicuramente da un certo punto di vista qualcuno potrebbe dire: ah, ma a Trento è facile prendere gli appartamenti, potrebbe dire qualche pirla, eccetera. Dall'altro punto di vista, sicuramente una città, da un altro punto di vista, sicuramente anche molto difficile, perché non è una città che io vedo come una città, diciamo, come Milano, che si presta a fare business. Quindi ci hai dovuto sicuramente credere tantissimo. Ora, diciamo, la tua visione è stata quella di creare inizialmente tutte le tue stanze legate alla tua società, perché tu nel frattempo hai creato chiaramente una società, hai avuto un socio eccetera che ti dà una mano, che andate avanti insieme, e successivamente avete mirato a un qualcosa di più grande. Ciò vuol dire insegnare a delle persone come fare questa cosa in modo imprenditoriale, aprendo e creando di fatto un franchising, è così? Assolutamente sì. Assolutamente sì, adesso il nostro ruolo è appunto insegnare ai nostri partner, ai nostri collaboratori, ai nostri affiliati come creare... Lo vedi l'applauso? C'è un tuo affiliato qua che ci guarda, lo vedi l'applauso? Andrea, sì sì, Andrea è fortissimo, appena chiuso la sua quarta operazione a Pisa, bravissimo. Grande. Ragazzi, voi sapete, no? Cioè io quando vi parlo di una persona, quando vi porto una persona che fa risultati, se no, cioè io non voglio avere a che fare con persone che parlano e basta e che non fanno le cose seriamente e realmente. Quindi tu sei uno che fa, e quindi a me mi fa un immenso piacere chiaramente averti qui che ci racconti quello che state creando. Quindi dimmi qual è stata la tua visione, cioè che cosa, tu ci hai creduto fin da subito che avresti fatto questa cosa? C'è stato qualcuno che ti ha bloccato, che ti ha detto: ma secondo me sono puttanate, tu devi stare lì a fare il parrucchiere, basta? Cioè, per esempio. Tutti i giorni me lo dicevano. Considera che Trento è una città molto interessante perché conta circa 16.000 studenti, con una percentuale di studenti fuori sede vicino al 40%, però è una città molto difficile perché abbiamo un tasso di strutture di studentati pubblici e parapubblici elevatissimo, perché la provincia autonoma di Trento da sempre è una città diciamo con dei privilegi per certi punti di vista. Quindi il mercato stesso in una città come Trento, in maniera del tutto oggettiva, lo dico senza fare polemica, è un mercato assolutamente drogato dal mercato pubblico e il mercato parapubblico. Cosa significa questo? Significa che uno studente non è detto, perché deve avere dei meriti scolastici o deve avere una situazione reddituale particolarmente bassa, però con relativa facilità riesce ad accedere a una stanza singola in uno studentato, accedendo quindi a dei vantaggi economici molto molto rilevanti. Ti voglio fare un esempio, William: se noi affittiamo una stanza a 400 euro
e questo studente riesce ad accedere a questa stanza accedendo ad una struttura pubblica a 200 euro, capisci anche tu che per noi questa è una concorrenza, non è neanche una concorrenza, cioè è un colosso invalicabile per noi. Nonostante tutto, siamo riusciti sin da subito a ritagliarci una nostra fetta di mercato, ritagliando appunto, ricercando un target premium price, quindi un target disposto a spendere parecchio. E quindi siamo sempre riusciti sin dall'inizio a garantirci un 100% occupazione stanze e un 100% di solvibilità. Sì, ci abbiamo sempre creduto sin da subito, perché lo studente, a nostro modo di vedere, rappresenta un target meraviglioso, un target in fortissima crescita, lo vediamo ogni anno con le nuove immatricolazioni in tutta Italia, dei numeri che ci stanno veramente stanno facendo paura. E abbiamo detto, se ce la facciamo noi a Trento, dove il mercato è veramente drogato, perché non ce la possiamo fare in altre città? E quindi stiamo scoprendo veramente delle città universitarie italiane che hanno un potenziale enorme. Ferrara, Pisa, Bologna, anche città un po' piccoline che però hanno un enorme potenziale. Ma sai per quale motivo? Perché oltre il 95% dei nostri competitor affronta l'attività della locazione a studenti universitari in maniera del tutto improvvisata. E questo per noi è un vantaggio competitivo enorme, perché prova a metterti nei panni di un genitore che col suo bambino o la sua bambina fa 800 km, magari da Bari a Trento, per venire a vedere delle stanze per affittare una stanza, il primo anno dell'università. Viene a Trento e fissa sei appuntamenti. I primi 5 appuntamenti va a vedere 5 stanze. La prima gli chiedono 6 mesi di cauzione. La seconda è agli arredi che quelli di mia nonna erano in confronto meravigliosi. La terza prendono le utenze e gliele fanno dividere per i 36 inquilini che ci sono nella stanza. E quindi le situazioni sono talmente imbarazzanti che alla fine della fiera arrivano a vedere la sesta stanza che è la tua. Una stanza dove non chiedi la cauzione, fai la formula all inclusive e crei appartamenti solo ed esclusivamente per studenti, crei un format specifico per lo studente per dare allo studente una soluzione ad hoc per farlo studiare bene, hai appartamenti solo in posizioni strategiche vicine all'università. Quindi un insieme di fattori che fanno un enorme piacere allo studente e anche al genitore. La scelta di fatto è fatta. A noi molte volte ci fanno il bonifico mentre scendono le scale pur di fermare la stanza, ma non perché siamo particolarmente bravi noi, perché abbiamo il 95% della concorrenza che sta andando esattamente nella maniera dove non bisognerebbe andare. Quindi ben venga che questa concorrenza duri ancora a lungo, William. Certo, no, no, ma guarda, lo vedo anch'io a Milano, è la stessa cosa, ci sono delle stanze che sono imbarazzanti, a te ti basta mediamente far vedere una stanza che è abbastanza nuova, con un arredamento fatto in un certo modo, eccetera, e le persone vengono sicuramente subito. Quindi non, poi tu hai lavorato molto su tanti fattori, cioè. Per esempio, Stanza Semplice chiaramente è diventato un brand. Sei andato a farti un sito, sei andato a farti un blog, hai creato tutta una serie di comunicazione che è mirata allo studente. Cioè, tutto, diciamo, quello che tu stai facendo è proprio creato in modo imprenditoriale, quindi non in modo spartano, no? Quindi, perché tante volte la banalità potrebbe essere che uno dice: ah, ma quanto mi costa fare un sito? Mi costa 2.000 euro, 3.000 euro, è meglio che me li tengo in tasca. Oppure, ah, ma scrivere un blog, però poi mi toglie del tempo e quindi non riesco magari neanche a lavorare, oppure devo sacrificare il mio tempo libero. Ah, ma se devo fare, per esempio, le scritte che hai tu dietro, no? Il tuo banner che hai dietro, eccetera, chiaramente ha un costo, però tutte queste cose poi ti identificano. Tanto è vero che prima c'era questo ragazzo Andrea, che è un tuo affiliato, e ha proprio il tuo brand, quindi il tuo brand man mano, diciamo, comincia a crescere. E non solo, bisogna anche creare quella visione di persone che stanno insieme, che crescono cercando di arrivare allo stesso obiettivo. Quindi loro ti vedono come parte di una famiglia in qualche modo, no? Con delle persone che vogliono crescere insieme. E quindi questa cosa sicuramente, che è proprio quello che dico io di solito, cioè se volete fare una cosa, la dovete fare pensando in grande. Allora io ti dico una cosa. Io potevo
parlare di subloccazioni, perché chiaramente so che cosa sono, le faccio, eccetera. Ma quello che mi piace di averti invitato, eccetera, e voglio comunque far venire anche altre persone, è proprio che io dico sempre che le persone di successo hanno una testa che è in qualche modo diversa dagli altri, quindi hanno un mindset che è diverso, hanno lavorato molto su se stesse, perché tu, per esempio, non credo che tu una volta così fossi, per esempio, un esperto nel parlare in pubblico. Quindi tu fai degli eventi e chiaramente che cosa hai fatto? Hai pagato ovviamente un esperto, questo esperto ti ha insegnato a parlare in pubblico, la stessa cosa come hai dovuto imparare anche il marketing. Sei andato da un esperto, hai pagato, eccetera, e quindi chiaramente poi man mano avrai sbagliato tu tante volte, come è capitato a me, come capita a tutti, e ti sarai fatto male, ti sei sbucciato un po' le ginocchia, sei caduto e poi ti sei rialzato. Ecco, questa cosa è una caratteristica delle persone vincenti, è una caratteristica delle persone che vogliono ottenere dei risultati, quindi che non si lamentano. Non ti vedo lì che ti stai lamentando per il governo o che sei andato a chiedere il reddito di cittadinanza. Ecco. Quindi questa cosa, diciamo, che mi fa un immenso piacere. Okay? Soprattutto perché, ripeto, cioè, Trento non è una città che tu dici come Milano che traina, tra virgolette, l'economia. Sì. E quindi tu l'hai visto, no? Quando sei venuto anche da me, cioè le persone qua corrono, vedono il business e basta, cioè non è che vedono altro, quindi diciamo è così, ok? E quindi questa cosa, ragazzi, vi deve far riflettere, perché dovete assolutamente seguire delle persone che hanno queste caratteristiche. Cioè è inutile che ce la raccontiamo, non sono tantissime, lo dico sempre, sarà forse, io credo, un massimo un 5% di persone che hanno queste caratteristiche. Tu sei una di queste. E quindi ogni volta che ci sentiamo, infatti, mi fa un immenso piacere, ogni volta che viene a Milano, eccetera, e quindi è molto carino. Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Cioè, dove stai andando? Dove sta andando la tua azienda? Che cosa volete fare? Che cosa volete creare? Dunque, noi siamo sempre più orientati verso oriented franchisee. Cosa significa? Il nostro franchising ha assunto una piega che a me piace moltissimo e me la sento cucita addosso. Siamo sempre di più orientati neanche tanto verso la crescita numerica dei nostri affiliati, che arriverà e sta arrivando sempre, con sempre maggiore velocità, ma siamo orientati sempre di più verso la soddisfazione dei nostri affiliati, perché, come dice uno dei miei mentori, poco importa quanti affiliati hai, ma molto importa che ognuno di essi guadagni molto e parli bene di te. La nostra azienda crescerà, ma con delle persone felici e con delle persone che guadagnano tanti soldi. Quindi sempre di più siamo orientati verso l'ottimizzazione maniacale del nostro pilota di Trento, no? Per fare in modo che diventi una macchina sempre più performante da trasferire quindi ai nostri partner. Quindi avere degli affiliati in giro per l'Italia che raggiungono dei risultati eccellenti per noi, oltre che ad essere un motivo di orgoglio, è anche un motivo di solidità. E quindi io vedo loro crescere e cresciamo anche noi. E quindi sempre di più io mi sento orientato verso aiutare le persone che fanno la mia stessa attività. Questa è la cosa che mi dà più soddisfazione e che mi vede crescere sempre con maggiore solidità. Abbiamo un piano a 5 anni, anche noi. Abbiamo una media di crescita di circa 15-20 nuovi partner ogni anno, e quindi i numeri sono presto fatti. E in Italia c'è tantissimo lavoro da fare, sicuramente. Dopo aver aggredito il mercato italiano, sicuramente internazionalizzeremo l'azienda, perché questa è un'attività che può essere svolta tranquillamente in quasi tutti i paesi del mondo. Ok, quindi non hai pensato adesso di andartene subito ai Caraibi, mojito in mano, e smetterla di lavorare perché ti sei rotto i coglioni, non è così, eh? Purtroppo io ho la malattia del lavoro, William, mi diverto talmente tanto che io ho paura che se dovessi fare quello che dici tu lo farei per una settimana e dopo non saprei più cosa fare. È così, cioè la verità è che le persone che si divertono a fare quello che fanno, a un certo punto non possono farne a meno. Ecco, quindi possono sicuramente smettere per un piccolo periodo di tempo, ma poi dopo devono continuare ad andare avanti. Mi piace questa cosa, che volete chiaramente crescere ancora di più, che volete
anche esportare questa cosa. In quanti siete in questo momento come affiliati? Quanti? Ad oggi siamo in 26. In 26, in quali città? 24 città italiane, da Roma, Firenze. 24? Sì. Sti cazzi. Sì. No, 23 o 24, adesso non ricordo. È perché abbiamo qualche affiliato che, ad esempio a Roma abbiamo due affiliati. Ok? A Verona due, dopo. Beh, siamo in quasi tutte le città del nord Italia e arriviamo fino a Roma, ad oggi. Ottimo. Grande. Ragazzi, avete delle domande da fare a Francesco? Dai, su, fatele un po' di domande. Non fatele solo a me ogni volta. Avete delle domande? Volete sapere come funziona il giro delle subloccazioni? Che cosa l'ha portato? Fate le domande che tante... Ragazzi, allora, l'altro giorno sono stato, come sapete, a un evento, al corso di vivere di turismo di Danilo, nel quale ero relatore, tra l'altro, parentesi, io dovevo parlare domenica e pensa che sono arrivato lì praticamente venerdì e chiaramente io dovevo parlare domenica, mi ero portato la camicia e la giacca perché ho detto non è un evento mio, se fosse mio vado anche con i pantaloni strappati, ma era l'evento di Danilo. Il problema è che io mi vesto veramente con i pantaloni strappati, sono arrivato lì venerdì con i pantaloni così e loro erano a corto di relatori perché uno ha avuto un problema, allora mi hanno detto ma potresti parlare subito oggi? Ho detto ragazzi però c'è per voi, no? E quindi ho dovuto parlare veramente con i pantaloni, tanto è vero che ho messo anche la foto, però diciamo un intervento molto bello, quello che dico sempre Danilo è come noi, una persona che in primis ha fatto, continua a fare, adesso sta formando delle persone e quindi io sono ben contento di stare con delle persone di questo tipo. Una cosa molto bella, per esempio, che è successa in questo evento è che c'erano dei tavoli con delle persone, praticamente qualcuno ha pagato di più chiaramente, e c'erano dei relatori e quindi questi relatori ogni volta giravano nei tavoli e quindi le persone, figurati, ci bombardavano chiaramente di domande, no? Come è giusto che sia. Ok, vediamo, allora qua c'è uno che ti dice di andare a Dubai, ok? Quindi Non sarebbe male. Andiamo a fare stanze nel Burj Khalifa, ok? E qua c'è invece un'altra domanda, Benny Lala che ti dice, bisogna essere agenti immobiliari per fare sublocazioni? Assolutamente no, perché noi svolgiamo a tutti gli effetti, Benny, un'attività d'impresa, ok? Quindi svolgiamo un'attività imprenditoriale, quindi prendiamo noi in locazione gli appartamenti, quindi ci assumiamo il rischio di impresa per poi subaffittarli ai nostri studenti. Quindi assolutamente non è necessario essere intermediatori immobiliari. Anzi, ti dirò di più, un mediatore immobiliare non potrebbe fare sublocazioni, a meno che non intervenga all'interno di una società come socio di capitale. Però in prima persona un agente immobiliare non potrebbe fare sublocazioni, perché sappiamo tutti che l'agente immobiliare ha il vincolo che può svolgere solo l'attività di agente immobiliare. Questa cosa l'hanno chiesta anche all'evento di Danilo, che non fa chiaramente loro, per esempio io ho spiegato la differenza tra gestione immobiliare, che tu sai fra che io faccio entrambe, tra gestione immobiliare e sublocazione, e quindi hanno chiesto anche questa cosa qua nel corso di Danilo. Ecco, qua ce n'è un'altra. Ciao Francesco, una domanda, quanto spendi in media per ogni appartamento per renderlo adatto alla sublocazione? Questa domanda è molto intelligente, molto interessante. Sì, si dipende molto, Simona, da come hai messo l'appartamento, e quindi non c'è una risposta fissa che ti posso dare, non c'è un parametro fisso, però ti posso dire che in alcuni casi puoi spendere 8.000 euro, in altri casi 15.000 euro, a seconda di quali sono le condizioni dell'appartamento. Naturalmente laddove vai a investire un'importante somma di denaro come 15.000 euro, dovrai farti un conto economico per essere sicura che attraverso gli incassi tu riesca nel giro di 7, 8, 10 mesi a rientrare dal tuo investimento. E poi anche qui vi sono alcune leve da utilizzare per fare in modo che attraverso una proposta di locazione ben fatta il proprietario possa copartecipare alle spese di ristrutturazione. Dipende molto dalla trattativa e dalle capacità negoziali che abbiamo ognuno di noi. Confermo questa cosa è assolutissimamente intelligentissima, perché chiaramente meno grano mettiamo noi sempre, ragazzi, questa cosa vale tutta la vita.
è sempre meglio. E quella un'altra, ciao Francesco, potresti approfondire il fatto di cauzione zero e se fare un contratto 4 più 4 oppure no? Ok, allora cauzione zero è il nostro payoff, quindi la tua stanza in affitto a cauzione zero. Cosa significa? Significa che noi abbiamo un'analisi, abbiamo studiato un'analisi talmente approfondita dello studente, quindi prima di dare le chiavi di casa allo studente facciamo determinate verifiche che ci garantiscono il 100% di solvibilità. Questo ci mette nelle condizioni di poter far entrare lo studente senza chiedergli una cauzione. Però è una cosa che si può fare solo se si conoscono bene i numeri e soprattutto se si riesce a fare il prima molto molto bene, quindi una selezione quasi maniacale dello studente. Per quanto riguarda il contratto 4 più 4 è molto semplice, e l'importante è che sia canone libero, quindi 4 più 4 canone libero con la proprietà, canone di locazione, e poi lavoriamo invece sempre con canoni liberi della durata di un anno generalmente con lo studente in fase di sublocazione. Ti faccio una domanda io. Sì. Hai mai avuto problemi di pagamento? C'è qualcuno che non ti ha pagato e che hai dovuto mandare via piuttosto che non voleva andare via? Allora, con i lavoratori, perché in passato abbiamo lavorato con i lavoratori molte volte, molte molte volte. Con lo studente posso dirti con assoluta serenità che non abbiamo in tutta Italia non abbiamo mai avuto un caso di insolvenza, mai una volta. Per forza, cioè è quello il concetto. Assolutamente, ci sono i genitori. È abbastanza facile, sì, il papà mica fa andare il figlio, cioè è chiaro. Ok, allora qua ce n'è un'altra. Francesco, hai parlato di target premium price. Ma ti orienti a una clientela anche di studenti? Che tipo di clientela intercetti? Il nostro cliente target è uno studente possibilmente matricola, quindi al primo anno, e che quindi potenzialmente può permanere all'interno delle nostre stanze per 4-5 anni, garantendoci quindi una rendita di fatto automatica. E lavoriamo solo con studenti universitari, E possibilmente con uno studente che possa permettersi di spendere un 15-20% in più rispetto alla media della città di riferimento. Naturalmente dobbiamo far vivere al nostro studente un'esperienza meravigliosa, dobbiamo regalare al nostro studente un'esperienza fantastica, deve veramente parlare bene di noi e deve essere felice della situazione in cui si trova. Questo è l'obiettivo finale, dare qualcosa in più delle aspettative. Stipulando il contratto di sublocazione, a cosa si deve fare attenzione? Dunque, in questi anni abbiamo fatto talmente tanti errori che è davvero difficile rispondere a questa domanda, nel senso che ci sono un'infinità di elementi da tenere in considerazione. Cosa posso dire? A cosa possiamo fare attenzione? Innanzitutto dobbiamo fare in modo che ogni studente abbia la sua stanza, ok? Quindi scriviamo sul contratto di sublocazione il numero della stanza. Dopo, francamente, non mi vengono in mente degli articoli particolari, cioè me ne viene in mente uno che l'abbiamo fatto recentemente, una banalità, però mi piace condividerla. E vi capiterà quando avrete 50, 60, 80, 100 stanze che sicuramente ogni tanto succede che dal piano di sopra si rompe un acquario, sparo a caso, e ci sono delle infiltrazioni. A noi è successo una cosa poco piacevole, che lo studente al quale avevamo subaffittato una stanza si è trovato sostanzialmente dell'acqua in stanza, e quel fine settimana era andato a casa e era scesa dell'acqua e nell'armadio e era scesa anche nell'armadio dell'acqua, e quindi alcuni vestiti si erano un po' rovinati e anche il materasso si era un po' rovinato. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi subito all'opera per sistemare la stanza, per imbiancarla, e ci siamo offerti di pagare 4-5 giorni di bed and breakfast al nostro studente. Abbiamo fatto, siamo accollati le spese di lavanderia, poi ovviamente tutto questo dopo c'è la rivalsa assicurativa, no? Perché siamo assicurati. Però questo studente, non contento, voleva speculare
di quello che era successo. E cosa ha fatto? Ci ha chiesto dei danni morali, danni per la distanza di spostamento e via dicendo. E noi, consigliati dall'avvocato, l'avvocato ci ha detto: ragazzi, effettivamente è una cosa attaccabile, potresti andare in causa, però chissà chi la vince, chissà chi la spunta. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo transato con lo studente e abbiamo trovato un accordo. Chiaramente era una speculazione la sua, quindi abbiamo già deciso di non rinnovare il contratto. Però da questo errore è emerso un errore che non faremo mai più, quindi abbiamo inserito nel contratto questa clausola dove noi facciamo sottoscrivere allo studente il fatto che se dovessero avvenire problematiche di questo tipo, lo studente accetta di andare in una struttura alberghiera che scegliamo noi come affiliato, accetta che noi gli puliamo ovviamente, portiamo in lavanderia gli abiti rovinati e non ha più nulla da pretendere. Quindi sono piccoli dettagli, piccole, sembrano quasi delle banalità, però sono dei tassellini che infilato uno a fianco all'altro ci permettono di rendere i nostri contratti sempre più inattaccabili, diciamo. Quindi mi risulta difficile dirti una cosa nello specifico, potrei stare qua 10 ore, però è fondamentale creare un contratto blindatissimo, determinante, oserei dire. Confermo. Il ROI lordo minimo perché una subloccazione stia in piedi. Dunque, considerando che questa è un'attività a tutti gli effetti imprenditoriale, ragioniamo da imprenditori, quindi utile prima di ammortamento e tasse, parliamo dal 25 al 30%. Questa è un'attività, è un'attività redditizia che va svolta in maniera assolutamente ossessiva, cioè dobbiamo essere ossessionati dal controllo, è fondamentale, dai costi fissi, però è un'attività che ci può rendere dal 25 al 30% di EBITDA. Come fai a trovare gli immobili adatti alla subloccazione? Dunque, ci sono un sacco di modalità per acquisire immobili, però effettivamente, Costanzo, questa, lo stiamo riscontrando un po' in tutte le città italiane, è il tassello forse più difficile, cioè riuscire a scovare questi smeraldi che poi ci rendono un bel po' di rendite. Quindi riuscire ad acquisire l'immobile e l'acquisizione è la parte in assoluto più difficile. E molto, molto dipende dalle capacità negoziali che ognuno di noi ha, molto dipende dalle relazioni che abbiamo con gli agenti immobiliari e molto dipende dal tempo che investiamo in questa attività. Sicuramente l'attività che vediamo essere quella più redditizia, quella più efficace, è creare del marketing da utilizzare in maniera costante con le agenzie immobiliari. Agenzie immobiliari che di fatto e costantemente continuano ad offrirci immobili di valore, immobili potenzialmente frazionabili per farli rendere più possibili. Quindi agenzie immobiliari, in alcuni casi riusciamo a rivolgerci anche ai proprietari direttamente, e poi anche la rete. Vi sono delle modalità anche per acquisire immobili attraverso delle landing page cattura proprietari, però mi sento di dire che la modalità migliore, più efficace per trovare immobili è mettersi le scarpe, fare tanti chilometri e parlare con tantissime agenzie e convincere le agenzie che stiamo facendo un ottimo lavoro. L'agente immobiliare va convinto prima ancora del proprietario, perché altrimenti non lavora bene per noi. Questa è la verità. Non ci crede e allora non cerca neanche, cioè non ci prova neanche. Questa è la verità. Assolutamente. I proprietari di immobili italiani sono diffidenti su contratti con opzione di sublocazione. È così? Quindi è una domanda. Assolutamente, Gabriele. Assolutamente così. E nella maggior parte dei casi ci viene sbattuta la porta in faccia, soprattutto le prime operazioni quando ancora in città nessuno ti conosce. Quindi dovrai essere pronto a farti il callo e a subire un sacco di no. Come diceva prima William, molti ti diranno che non si può fare, che è illegale. Molte agenzie immobiliari ti vedranno come un competitor addirittura e molti proprietari non ne vorranno sapere di studenti. Tu dovrai lavorare con un 15-20% di persone che invece sono aperte ad ascoltarti. Ti è capitato un agente immobiliare che ti dicesse lui stesso che era illegale? Perché ci sono alcuni fenomeni che, almeno a me è capitato, qualcuno che...
Mi è capitato, poi ho scoperto che questa agenzia qua aveva qualcosa come un centinaio di stanze. Sì, è normale, come quelli che fanno i ritiri, gli agenti immobiliari ti dicono no, ma non puoi far figa. Vabbè. Ok. Allora, questa è lunga, eh. Ciao ragazzi, ci conosciamo ormai e un po' di domandine, spero interessanti. Francesco, qual era il tuo forte perché che ti ha aiutato a superare il tuo forte perché che ti ha aiutato a superare le obiezioni di tutti quelli che non credevano in te, anche quando i risultati erano ancora invisibili, soprattutto venendo da un altro settore? Come hai imparato a fare il conto economico e la pianificazione negli anni, il tuo business plan nei 5 anni successivi, la tua scuola, diciamo, in base a quali parametri hai scelto i tuoi soci? Sono tutte domande molto interessanti. Sì, dunque, il mio forte perché si può riassumere in una parola, la parola fame. La Grande! fame. Tu, William, sai bene di cosa sto parlando perché anche tu hai una fame della Madonna e si vede a 100 km. La fame è la cosa più importante. E, se una persona ha fame, questo è un perché enorme. La fame è determinante per raggiungere degli obiettivi. Tanta, tanta fame, tanta voglia di fare e tanta voglia di costruire qualcosa di veramente favoloso che possa dare un grandissimo valore al mercato. Questo è. Quindi tanta fame da una parte, strategia dall'altra parte, quindi avere una strategia nella testa, cioè sa dobbiamo sapere dove vogliamo arrivare tra 5 anni, dobbiamo immaginarci dove saremo tra 5 anni, come lavoriamo, con chi lavoriamo, dobbiamo riconoscere i nostri soci, dobbiamo fare in modo che i nostri soci siano delle persone che vadano a completare un po' le nostre mancanze, quindi sia a livello caratteriale che a livello tecnico. Io, ad esempio, ho delle attitudini commerciali, ma ho ben poche attitudini a livello tecnico. Il mio socio invece è un bravissimo ingegnere, è una persona che riesce a ottimizzare gli spazi interni al centimetro, riesce a ricavarti quella stanza in più che nessun altro che può. Visto, io l'ho visto, ho visto le tira fuori delle cose che è veramente bravo, è vero, confermo ragazzi questa cosa qua. E questo fa la differenza. Esatto. Se ho capito bene, affitti solo per studenti. Periodo è da settembre a giugno, ti chiede Viola Puskas. No, i nostri contratti durano 12 mesi, quindi affittiamo anche nei periodi di luglio e agosto, perché lo studente, se vuole, diciamo, soggiornare nelle nostre stanze, si trova, tra virgolette, obbligato a stipulare un contratto di 12 mesi. Naturalmente può inviare la disdetta, però sa che l'anno successivo non potrà più avere la stanza. Quindi è una sorta di compromesso. Vuoi la stanza più bella del mondo? Tienitela anche il mese di agosto. Giusto. Come affronti il problema della cedolare secca di proprietà che teme che gli studenti creino casini e problemi vari? Il problema della cedolare secca è un problema che probabilmente sarà a breve risolto, però incrociamo le dita, è meglio non dire niente. Ad oggi non lo riteniamo un problema, sappiamo semplicemente che una fetta di proprietari non è disposta ad affittarci gli appartamenti semplicemente perché fiscalmente non gli conviene. E quindi non facciamo altro che essere consapevoli, Elena, che andiamo a ridurre la possibilità di trovare proprietari potenzialmente interessati. E il proprietario target per noi non è il proprietario che vuole una grande somma di denaro, ma è un proprietario che vuole non pensare più a nulla, vuole avere una rendita, non è fossilizzato sui 50 o i 100 euro in più al mese, ma vuole togliersi dalla testa qualsiasi tipo di preoccupazione. Quindi la cedolare non è assolutamente un problema. O di proprietà che teme che gli studenti creino casini o problemi vari. Stessa cosa. C'è chi la pensa, chi pensa una cosa del genere, non sarò certo io a fargli cambiare idea. Quindi dobbiamo semplicemente squalificare chi la pensa così. Quindi io ieri, per esempio, mentre ero in macchina, parlavo di un'abilità che deve avere un imprenditore, che è quella di fare marketing, ok? Quindi io immagino che nel tuo marketing che tu fai e che io so che tu fai e sono convinto che fai, eccetera, tu vai a escludere proprio una fetta di persone, cioè quella tipologia di persona tu la vai a escludere con il marketing, mentre invece vai a cercare proprio quella tipologia che hai appena detto. È così? Assolutamente, assolutamente. Dopo, naturalmente,
Questo che dici tu, William, è verità sacrosanta e vale moltissimo in particolar modo per lo studente. Quindi noi squalifichiamo il target lavoratori e comunichiamo laser per lo studente. Per i Certo. proprietari questa cosa qua è un po' meno facile perché spariamo un po' a largo raggio e naturalmente in fase di trattativa se il proprietario viene a sapere che affittiamo studenti e è terrorizzato dallo studente, la trattativa non si porta avanti. Però la cosa che voglio dire è più il brand diventa forte, più diventi forte nella trattativa e più appartamenti hai, più sono le possibilità di acquisire immobili. Perché? Perché ad un certo punto succede una magia, quindi non sei più tu ad andare a cercare gli appartamenti, ma sono gli appartamenti a venire da te. Perché hai creato Confermo. un'autorevolezza tale che ti arrivano da tutte le parti. Devi Sì. solo scegliere. Confermo questa cosa e avviene in realtà in tutti i settori. È la stessa cosa per gli investitori immobiliari che vogliono fare operazioni di trading. A un certo punto, quando iniziano, non sanno dove reperire i capitali, quando cominci a farne tante, come le faccio io, ci sono molte persone che ti vogliono dare il grano. Cioè, questa è la verità. Ok, quindi è uguale. Bene, ragazzi, io direi che ci siamo, nel senso che mi ha fatto un grandissimo piacere Anche a me. averti come ospite. E Anche a me. sicuramente ci hai dato tantissime cose e fondamentali che devono sapere le persone. E quindi, ragazzi, il mio invito è quello di continuare appunto a seguire delle persone di successo. Francesco è sicuramente una di queste persone, quindi. E vi consiglio vivamente di seguirlo perché sicuramente è una persona che merita. Grazie. Grazie. Saluti a tutti e ti ringrazio ancora. Grazie a te. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Un abbraccio. Ciao, ci vediamo, ciao, grazie.